muoversi, muoversi! Fate alla svelta con quella roba e quando avete fatto andate a Cybertron! Mi si sono arrugginite tutte le giunture a stare fermo. Lo trovo un lavoro inutile e noioso. Ehi, stai attento a quello che fai. Giorni fa, andando a Cybertron, stavo per soffocare sotto il peso. Mi dispiace, ma ti trovo bene, quindi non ti è successo niente. Voglio che Triplex 3 venga ricercato. Catturatelo e distruggetelo! Io detesto i bugiardi e odio i traditori. La sua fine servirà da esempio a tutti i Destructor. Non permetterò a nessuno di intralciarmi la strada. Mi sembra che ci sia tutto. Chiudi il portello! Ti auguro buon viaggio, Triplex 3. Grazie, le partenze mi emozionano sempre un po'. No, così non va bene. Dunque, vediamo un po' più a destra. Sì, così va meglio. Ma che succede? Galvatron! Salve amici, grazie, mi avete salvato, grazie! Ma che cosa state mangiando? Vuoi assaggiare? Buono! Ah no, grazie, preferisco di no, vorrei solo un passaggio fino alla città degli autorobot, potete darmelo? Ti sto dicendo che i Destructor mi cercano, ho bisogno di protezione. Ma sei proprio sicuro di esserti ripreso completamente da quella esplosione, Triplex 3? Mi ha distratto un rumore, non ho visto dove ho messo i piedi. L'hai sentito anche tu? Sembra provenire da quella direzione. Su, Triplex 3, non è nulla, non preoccuparti. È normale che tu sia un po' nervoso. Forse avresti bisogno di un lungo periodo di riposo. Io sto bene! Dimentichi che sei un vecchio modello. Probabilmente dovresti prendere le cose con più calma. Io un vecchio modello! Adesso ti farò vedere di che cosa sono capace! Il traditore sta fuggendo. Lascia che lo insegua. No! Non è questo il momento! Ci saranno occasioni migliori in seguito! Una bella virata! Ok, sei bravo, ma stai attento adesso a non mangiare troppa polvere, eh? Ti potrebbe far male! Che ne pensi allora? Ah, sei davvero... Mi hanno mancato di poco! Certo, perché non a te che stanno sparando! Sono io il bersaglio! Non ci sono dubbi, è con te che vogliono fare il tirassegno! Cosa facciamo? Forse è un po' tardi per una polizza sulla vita. Aspetta che venga avanti, poi... Volevi farmi mangiare la polvere, eh? E di questo che ne pensi? Ci vorrà parecchio tempo per fare rifornimento. Dovete aspettare un po', spero che capiate la mia lingua. Magari volete qualcosa da mangiare nel frattempo. Io amo mangiare. Voi siete il numero 31, prendete. Vieni, diamo uno sguardo al menù. È la solita roba frizzante, non la voglio, mi fa venire il singhiozzo. Ma che ti importa del singhiozzo? Costa il 20% di meno. Mi hai convinto, andiamo. Ora vi darò la spiegazione all'aspetto, volevi fregarmi, non è vero? Io non ti devo nessuna spiegazione! Non riuscirai a farmi fare il polletico!
Ecco il vostro Energon, abbondante, scuro e metallico. Sai, io credo che prima o poi riusciranno a prendermi. Chi? I Destructor? Già, Galvatron non permetterà che io viva. Sarà peggio per lui, perché non ti troverà da solo. Credimi, non sarà una passeggiata. Fermo, che fai? Che nessuno tocchi la mia arma! Questo cibo mette troppo calore! Aia! Oh no, no! Numero 27 rifornimento ultimato! Ripeto, numero 27 rifornimento ultimato! Questa volta si è salvato, ma la fortuna non può aiutarlo sempre! Ho disobbedito agli ordini di Galvatron. Ho catturato Tripticon e ho cercato di diventare tanto potente da essere il nuovo capo dei Destructor. Lui ha anche detto che non sarei più stato accettato nel loro gruppo. Galvatron ha giurato di vendicarsi. Numero 29, rifornimento ultimato! Numero 29, rifornimento ultimato! È il nostro, andiamo. Ho ancora fame. Ah, prendi questo, l'ho preso su Marte. È stato un viaggio davvero interessante. Ma che ne dite di fare un'altra sosta più tardi? Prima di queste tasse non arriveremo mai. Insomma, credi che cercherà ancora di ucciderti? Sì, ma non so come. E sai, mi chiedo quale sarà la sua prossima mossa. Brutta scatola prepotente, questo e quest'altro, maledetto! Io non volevo accettare questo lavoro, ma ho moglie e figli! Tu che sai quali sono i problemi di un povero padre di famiglia! Vecchio ammasso di lontani, adesso ti faccio vedere io di che cosa sono capace, maledetto, brutta, antipatico! Io voglio che esca soltanto una parola dalla tua bocca. Il nome di chi ti ha dato questo incarico. Galvatron! Quel tipo affida dei professionisti le sue missioni. Forse quel verme non ti dà questa impressione? Non starai al sicuro su Cybertron. Eccellente! Quella nave sarà il lasciapassare per eludere la sorveglianza degli autorobot. Stavo aspettando con ansia il giorno in cui avremmo potuto attaccare quei miserabili. Un colpo indovinato e poi subito a casa. No! Intrappolatelo in quel corridoio! Buona idea, Ciclone! Saremmo onorati se tu stesso conducessi l'azione! Non hai coraggio, codardo! Ci siamo, non a scampo! Ti chiedo perdono, vampiro. Per salvarmi devo prendere le sembianze di qualcun altro, capisci? Sì, lo so. Purtroppo la morte colpirà colui che prenderà invece il mio aspetto. Ascoltate, guerrieri, io ho un problema. Oh, Astrum. Ma chi è stato? Vieni fuori, amico! Almeno che tu sia un amico. Ma che succede? È il tuo vecchio amico! Astrum! Sono Astrum! Sono l'ombra di me stesso, non ti sembra? Ti sei spaventato, forse?
Non credevi di rivedermi ancora, vero? Invece eccomi qua. Sono veramente felice di rivederti. Sono commosso nel vedere che ti ricordi ancora di me. Lascia che ti aiuti a rimetterti un po' in sesto, Triplex 3. No, sto bene, grazie. Sto bene, non mi serve niente. Dovrebbe essere nascosto in questa cripta. Meglio, così non sarà necessario spostarlo quando l'avremo eliminato. Non devi avere paura di me, Triplex 3! Noi abbiamo molte più cose in comune di quanto tu non creda! Aiutami a vendicarmi di quel maledetto di Galvatron che mi ha costretto in questa dimensione priva di ogni materia. Io ti aiuterò a venire fuori da questo guaio, vabbè. Sì, qualunque cosa! Tu, scendi giù in quel pozzo! Perché sempre a me i lavori più duri? Tu, guarda se il traditore è nascosto lì sotto! Non che per idea, se sei così curioso di sapere se è nascosto lì sotto, ci scendi tu! Allora andrei tu! Non vorrei che si mettessero in dubbio le tue qualità di comandante, ma io non vado, mi dispiace! Sono io che metto in dubbio le tue capacità, Sheriff! Obbedite senza discutere, altrimenti dovrete vedervela con me! Hai ancora molto da imparare! Sì, è proprio vero! E ora boccati voi! Non c'è nessun segno di vita. Niente, un gran silenzio come in una tomba. Questo posto mi fa paura. Non siete altro che dei codardi. Dividetevi e cercatelo. Vieni fuori e affronta la morte come un guerriero. Ah, come osi coprire di vergogna i tuoi antenati nascondendoti come un computer tascabile! Sei la spazzatura delle galassie! Vieni fuori e affronta il tuo destino come il potente distruttor che eri un tempo e non come quel miserabile traditore che sei diventato! Che cos'hai da guardarmi così? Non credevo fosse così bello avere di nuovo un corpo! Sei tu, Astrum. Ma com'è possibile? Che cosa c'è? Forse non mi riconosci con il mio nuovo vestito? Certo, ma volevo esserne sicuro. Adesso recita bene la parte. Ho catturato il traditore, finalmente. Ciclone ha trovato Triplex 3. Che cosa ne faremo di questo vigliacco? Ora noi lo condurremo a Char, quale trofeo per il potente Galvatron. Ma trovi un'aria spaventata, brutto cretino, manderai tutto all'aria! Fa di nuovo i capricci. Come diavolo hanno fatto a entrare qui? Credo che ci abbiano visti. Che cosa mai faremmo senza la decisiva collaborazione di una persona arguta come te, eh? Non preoccuparti, Triplex 3, sto arrivando. Togliti dai piedi! C'è qualcosa di molto strano nella voce di Ciclone. Sì, è vero, sembra simile a quella di Astrum. Ma non dire stupidaggini. Così imparerai bene la lezione! Arial Bot, all'attacco! Eccoli, ci danno la caccia! Cercheremo di combattere da veri guerrieri! Questo è quello che intendo quando mi riferisco a una vera battaglia! Arial Bot, trasformatevi e non dategli scampo! Circondate i Destructor e non lasciate rifuggire!
Guarda in che razza di guaio mi hai cacciato! Dici a me? È stata tua la brillante idea di dirigerci da questa parte! Non mi sembra di ricordare che tu abbia avuto alcuna idea brillante o sciocca che sia! Liberate Triplex 3 ora! È sempre stato libero di andarsene! Ma tu sei Astrum! Hai indovinato! Se vuoi un premio che vada al di là di ogni tua aspettativa, liberaci ora, ti conviene, sai? Che cosa sta succedendo? Chi c'è là? Tutto questo non mi piace! Non sparate! Avevo ordinato di distruggere questo traditore! Ho ritenuto che era meglio lasciare a te il piacere di disattivare il miserabile una volta per tutte. Senza pensare che prima potrebbe darci delle notizie sugli autorobot. Hai ragione. Adesso ci faremo una bella chiacchierata, amici. E anche se non hai informazioni da darci, almeno ci divertiremo. Di questo traditore. L'avevo detto che c'era proprio da divertirsi. Ciclone sa come si deve condurre un interrogatorio. Non ho niente da dire! Stai più attento, per poco non mi colpivi! Ti vedo distratto, fai attenzione! È arrivato il momento di agire, svelto! Io sono pronto! Basta, parlerò! Ho aspettato tutta la mia vita che arrivasse questo giorno. Sono pronto, non ti temo, Galvatron. Dobbiamo combattere con onore, corpo a corpo, senza armi. Per una volta sono d'accordo con te. Ti ucciderò! No! Maledetto! Bene, non intralcerai più il mio cammino. Prema, Captain! Prendi questo, buffone! Hai vinto, Captain. Ma risparmiami la vita. Io. Allora tu sei convinto che Galvatron non potrà più nuocere a nessuno? Sì, credo proprio che non sentiremo più parlare di lui. Chi non sentirete più parlare, Ciclone? Ecco, di nessuno, signore, voglio dire. Che cosa vuoi dire? Rispondi, amico mio. E cosa credevi che volessi dire sentiamo? Sono curioso io. No, sono Astrum. Non posso più sbagliare. Ti distruggerò una volta per tutte, miserabile. Ma distruggendo me causeresti un grosso danno all'esercito di Destructor. Che cosa mi è capitato? La sola cosa che ricordo è che ero nel cimitero dei Destructor. Spero che questa sia stata l'ultima volta che ho visto quel miserabile usurpatore. Provvedete affinché Ciclone sia rimesso subito in sesto! Io me disco, Galvatron!